Nella Trinità, infatti, si può intravedere il modello originario della famiglia umana. Come ho scritto nella lettera alle famiglie, il noi divino costituisce il modello eterno di quello specifico noi, umano, costituito da un uomo e una donna che reciprocamente si donano in una comunione indissolubile e aperta alla vita. Oh.